Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Il ministro dell'energia russo Shulginov prospetta un inverno insostenibile per gli europei. I problemi con le forniture di gas all'Unione Europea continueranno fino alla revoca delle sanzioni, avverte intanto il Cremlino. Secondo uno studio finlandese, dalla guerra in Ucraina l'Unione Europea è stato il principale importatore di combustibili fossili dalla Russia per un controvalore di 85 miliardi di euro. Nasce la solidarietà franco-tedesca sull'energia, lo annuncia il presidente francese Macron. Dopo il colloquio col cancelliere tedesco Scholz, dalla Francia arriverà gas in Germania ed elettricità prodotta in Germania andrà in Francia. Sale intanto il prezzo del gas e le borse vanno giù. Liz Truss è la nuova premier britannica, la terza donna dopo Thatcher e May. E veniamo in Italia. Clochard ucciso per battesimo del killer, è successo a Napoli, o forse per un gioco. E a Napoli è stato ritrovato il corpo di Anna Iorenko, 68enne di origine ucraina, scomparsa il 31 agosto a Giuliano, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è venuto grazie alla segnalazione di un automobilista lungo l'asse mediano all'altezza del chilometro 14. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai vaccini anti-Covid adattati alla variante Omicron. La decisione arriva dopo l'ok dell'Agenzia Europea EMA il 1 settembre scorso. Intanto scendono i casi a 6.610, ma ci sono più morti, 40. Pakistan in uno scontro a fuoco nel nord-ovest, vicino al confine afghano. Sono stati uccisi 5 soldati e 4 miliziani. Le forze di sicurezza stavano conducendo un'operazione di intelligence nell'area di Boya quando ci sono stati intensi scontri a fuoco. E chiudiamo con lo sport, calcio, quinta giornata, Atalanta prima in classifica, i bergamaschi hanno battuto il Monza per 2-0, anche il Torino batte il Lecce 1-0, decide Vlasic e appaia quindi Udinese e Roma a 10 punti, terza sconfitta per i salentini, fermi a quota 2. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.